Debutto stagionale pieno di novità per il campionato italiano energie alternative Green Hybrid Cup al Misano World Circuit Marco Simoncelli nell'ambito dell'ACI Racing Weekend. Fine settimana romagnolo salutato calorosamente dal pubblico ma caratterizzato dal meteo incerto, con la pioggia arrivata la domenica in gara 2. La serie, curata da BRC, ha esordito con la novità più attesa. Le 15 Kia Venga da 1600 cm alimentate a GPL sono state dotate di due motori elettrici che recuperano l'energia in frenata collegati alle ruote posteriori ed aumentano di oltre 25 cavalli la potenza. Una innovazione assoluta sviluppata proprio dall'azienda piemontese leader nella produzione di impianti a gas per autotrazione. Il giovane pilota torinese Lorenzo Veglia è stato il protagonista assoluto del weekend con la pole position, il secondo posto in gara 1 e la vittoria in gara 2. Nella giornata di sabato il kartista esordiente nella serie ha conquistato infatti la pole position con il tempo di 2:11.943 davanti a Marco Brioschi, Alessandra Brena e al siciliano Giuseppe Gulzia. Jimmy Ghione, campione italiano in carica, segna il quinto tempo davanti ad Andrea Portandino. Settimo tempo assoluto per l'esperto ed inossidabile Arturo Merzario. È comunque un ottimo Marco Brioschi a trionfare in gara 1. Il driver lombardo usa la sua più consolidata familiarità con le Kia Venga 1.6 ed attacca e passa a metà gara il giovane esordiente Lorenzo Veglia, partito molto bene dalla pole e secondo al traguardo. Terza piazza per il campione in carica Jimmy Ghione, rimontato immediatamente dalla quinta piazza ed attento a contenere gli inseguitori, ma consapevole di dover migliorare ancora qualcosa per lottare per la vetta, soprattutto contro avversari giovani ed arrembanti, come il simpatico inviato ha sottolineato prima del via. Sì, abbiamo perso Volpato, nel senso che il 17enne terribile è andato a fare un'altra categoria e adesso abbiamo Veglia, 16 anni, per cui io invecchio e loro invece giovani vengono per darmi la paga. Però sono quinto, ma speriamo adesso di recuperare. Gara dura perché entrambi eravamo molto veloci e molto vicini ai tempi. A metà gara ho provato a forzare il ritmo, l'ho raggiunto, l'ho superato, è stato molto corretto. Ha visto che ero più veloce e alla fine sono riuscito a vincere la prima gara del campionato. Speriamo di continuare. Ottima anche la gara dell'esperto Arturo Merzario, indomito quarto in gara 1, dove con la sua esperienza è riuscito a respingere più volte gli attacchi dei vari avversari, ma in particolare della giovane Alessandra Brena. Ottima gara d'esordio per il siciliano Gulzia, fino ad un testa coda che lo ha fatto scivolare nelle retrovie sul finale. Raffica di emozioni e guida funambolica sul fondo umido in gara 2. Lorenzo Veglia, alla sua seconda corsa, ha centrato la sua prima vittoria in condizioni molto impegnative sul bagnato. Il pilota torinese, partito dalla quarta fila, è stato dapprima bravo ad approfittare della bagarre in cui sono state coinvolte diverse vetture alla curva del carro e poi a difendersi a suono di controsterzi dagli attacchi di Alessandra Brena, la giovane bergamasca che ha cercato in ogni modo l'assalto alla vetta. Il duello tra i due under è durato per l'intera metà della seconda gara, lasciando più volte tutti con il fiato sospeso. L'irruenza della guida immediata di Veglia e l'attenta aggressività della Brena sono stati il leitmotiv dell'emozionante corsa, che però ha offerto numerosi altri spunti. Terzo un altro junior, il laziale Jacopo Lombardelli, che è passato in testa al via con un'ottima partenza all'esterno, ha ceduto il passo ai due arrembanti avversari alla sua prima volta sul bagnato. Sì, sono contento perché era una gara con una vittoria inaspettata, direi, partendo al settimo posto a causa della griglia invertita. Mi sono ritrovato al primo posto con dietro la Brena e mi ha reso la gara difficile, direi, sono riuscito a tenerla dietro e bene. Sì, in gara 1 purtroppo ci sono stati dei contatti di troppo e quindi ho avuto una penalizzazione a fine gara, quindi in gara 2 sono partita decima e dopo ho fatto una bella rimonta che mi ha portata fino alla seconda posizione. Sì, anche il mio avversario è molto bravo, si è difeso benissimo e quindi ci saranno delle battaglie vere durante questo campionato.
Sì, beh, sono partito forte, solo che poi ho visto che non avendo esperienza sul bagnato, non ho mai corso sul bagnato, mi trovavo un po' spiazzato, quindi ho preferito far passare loro che erano più veloci e magari prendere qualche suggerimento da loro nella frenata e nella gestione della macchina. Il campione in carica Jimmy Ghione, anche lui coinvolto nella sequenza di contrasti serrati e colpi di scena, dopo un testa a coda per un contatto ed una seconda escursione sull'erba durante un indispensabile tentativo di rimonta, si è dovuto accontentare dell'undicesima piazza, mentre gli esperti Paolo Strabello ed Alberto Carobbio hanno chiuso gara 2 rispettivamente al quarto e quinto posto dopo un altro appassionante duello. Le gare di Misano hanno messo in evidenza l'efficienza delle auto alimentate a GPL e l'ottima funzionalità del sistema ibrido implementato in questa stagione, che dona alle auto una potenza supplementare di 25 cavalli. Pronto a scommettere sulle energie alternative è stato anche Fulvio Maria Bellabio, il pilota di lunga carriera che si è tuffato nella nuova avventura, a conferma della sua ammirazione per il progetto BRC. Assolutamente, continuiamo il programma che mi ha offerto Mariano e Piero Costamagna di sviluppare questo tema sia dei gas che a questo punto dell'ibrido, quindi felicissimo di esserci, un ringraziamento a BRC per avermi accettato in questo campionato e contento anche di essere arrivato alla fine della mia prima gara nei top 10. Infatti quando sono arrivato non capivo bene, mi ha detto no, pensavo di essere in Veneto, invece se no.